Milan, financial center of Italy. A city of cities, in its urban continuum of buildings, squares, residences and factories. Continual and complex global entity. Fashion and design capital on a scale with that of Paris and New York. Center of artwork and treasures. A container of productivity and art, and the knowledge inherited from the past, and one that continues today. In the heart of the city lies a theater of uncommon excellence, the Scala Theater. And it is its master teachers, artists and technicians who prepare young students of the Accademia Teatro alla Scala, undeniably Europe's best place to train new talent. Che viene fatto alla Scala è riconosciuto in tutto il mondo perché il teatro ha anche questa possibilità di avere un grande laboratorio con delle bravissime maestranze che possono dare un prodotto di altissima qualità. La sala è composta innanzitutto da tre grandi saloni, diciamo. Il primo è dedicato a Benoit perché qui si fa la scenografia vera e propria. Si inizia in questo salone che è la scenografia, quindi ci sono gli scenografi, i tecnici che lavorano sui disegni iniziali. I disegni vengono realizzati in scala reale, uno a uno. Questi disegni vengono poi trasportati in falegnameria e dai meccanici, vengono realizzati in tridimensione, diciamo. Tra gli allievi in scenografia abbiamo anche degli allievi che frequentano la sartoria, sono gli allievi del corso costumisti. Non sono degli allievi a cui viene insegnato il taglio per la costruzione dell'abito o del costume, ma è una sorta di preparazione a quello che tutto quello che succede quando l'abito è stato realizzato dalla sarta. In questi magazzini ci sono ricoverati circa 40.000 costumi che vanno dagli anni 20 ai giorni nostri, quindi le produzioni migliori che sono restate in questi anni. In questo momento ci sono esposti un Don Carlo dove cantava nell'abito la signora Callas, quindi un Don Carlo degli anni 50, e più avanti ancora un altro costume di un balletto del 87, la Fine Gardet, e carino è che alla base del costume c'è la scarpina firmata da Fracci, perché è uso regalare le scarpine firmate in ricordo dell'artista. Il Dipartimento Danza qui dell'Accademia è strutturato in tre reparti. Questa è la differenza che possiamo dire fra le altre scuole, che noi comunque abbiamo un doppio diploma, un diploma classico e un diploma contemporaneo insieme. Oggi come oggi la figura del danzatore è una figura duttile e poliedrica, per cui non è necessario fare bene solo classico. Le grandi compagnie in Europa richiedono un repertorio contemporaneo. Quindi è necessario preparare fin da piccoli, fin dal quarto corso, io qua inizio col quarto corso, a lavorare anche in un'altra direzione il proprio corpo. Io sono consapevole del fatto, cioè sono convinta di essere qui, perché comunque essendo lontano da casa è difficile. Cioè, molte volte anche mi mancano i miei genitori, i miei amici, però è il mio sogno e quindi voglio di finirlo e di diventare qualcuno. Ogni momento della lezione le ragazze devono sentirsi belle. Sul palcoscenico noi vogliamo vedere un sogno. È molto difficile. Per questo le dico, ma chi ti fa fare? Ma chi ti fa soffrire? Invece lo so per prima che quando inizi a smettere è durissimo,
è una gioia quando studiano variazioni o vedi che ieri non ho potuto fare due giri, oggi già lo faccio. Poi potere, poi quando veramente sei bravo, quando balli, hai un sentimento, un potere di proprio energia che puoi trascinare e fare col pubblico quello che vuoi. 1, 2, 3, 4. Molto bene, 1, 2, 3, 4. Fate guardare, 1, 2, 3, 4. Il lavoro più importante che io cerco sempre di fare nelle mie esperienze con giovani è riuscire innanzitutto a creare una comunità musicale, uno spirito di gruppo, creare il team. 1, 2, 3. L'Accademia del Teatro della Scala, come qualsiasi altra scuola dove si organizzano questo genere di corsi, si entra a far parte superando un'audizione e se si arriva per primi si viene chiamati e si entra a far parte del corso. 1, 2, 3. Avanti. Simge Bükedes, sono un soprano che vengo da Istanbul, da Turchia. I miei allievi vengono da tutte le parti del mondo, si può dire. La maggior parte dalla Corea, dall'Europa orientale e anche dall'Italia. Non ho mai lavorato in Turchia, ho solo studiato in conservatorio, però lo so che tutti hanno passione dell'opera. Chi ha passione dell'opera e conosce la Scala loro sanno che la Scala è una cosa veramente grande. Questi di oggi sono fortunati nel senso che vengono pagati per fare l'Accademia e possono farsi un'esperienza dove prepararsi per affrontare il palcoscenico. Adesso sono contenta solo che canto qui con questo spirito, con questi maestri. Il futuro ci penserò quando viene. Adesso solo questo momento è importante per me e adesso credo che questa accademia mi aiuterà in futuro.